Prende la parola. Buongiorno a tutti. Io innanzitutto mi scuso perché dovevamo fare questa elaborazione la scorsa settimana, però purtroppo i tragici eventi che ci vedono in prima fila come amministrazione dell'interno, intendono in prima fila il governo su vari fronti, ha impedito che potessimo fare questa inaugurazione. Però ci tenevo moltissimo a che poi questa data non si spostasse oltre il limite massimo e quindi oggi siamo qua nonostante tutto perché ritengo importantissima questa giornata, importantissima perché noi come abbiamo sempre detto l'istituzione della DIA rappresenta certamente quello che è un punto, un segnale importante per verificare sul campo quelle che sono le infiltrazioni. Su questo aspetto devo dire che anche con la spinta, la sollecitazione di tutte le autorità locali, gruppi parlamentari, ma devo dire anche che non c'era bisogno, non c'era bisogno perché quando l'anno scorso abbiamo dato la prevalenza a Foggia, all'istituzione della sezione cooperativa di Foggia, io l'ho fatto consapevolmente perché ritengo che la situazione di Foggia in quel momento rappresentasse una priorità rispetto alla situazione della Basilicata. Tuttavia, a distanza di un anno, siamo riusciti anche perché abbiamo reperito i locali, siamo stati in grado, queste le autorità cittadine, sono riuscite davvero nel giro di poco a mettere a disposizione questo locale che sarà immediatamente operativo. Nel fare il saluto poco fa a coloro che lavoreranno qui, quindi la prima parte di coloro che saranno in pianta stabile qui, ricordo che è prevista una pianta stabile di 24 persone, quindi già ne sono arrivate un bel numero, perché mi pare che siamo a 16, quindi gli altri arriveranno a breve. Non vi nascondo che è uno sforzo considerevole da parte sia della Polizia di Stato, sia della Carabinieri, della Finanza, cioè di tutti coloro che fanno capo a questa struttura. Però io ho detto loro che è una grande opportunità perché essere qui nel momento in cui si attiva una struttura si può anche dare un'impostazione giusta seguendo quelle che sono le linee operative solide, ma certamente mettendoci quell'entusiasmo e quell'impegno che fanno sì che una struttura, seppur ben supportata, può fare la differenza. E devo dire che la struttura della DIA, noi abbiamo festeggiato quest'anno il 30° anniversario e stiamo facendo varie manifestazioni sul territorio, siamo andati anche dal Presidente della Repubblica, e devo dire anche che certamente ricordo, certamente lo saprete tutti, ma mi piace dirlo, che la DIA è nata per un'intuizione di Giovanni Falcone, perché quello che diceva sempre Falcone è seguire i soldi, trovare la mafia, perché è vero, perché tramite quelle risorse poi si creano complicità, si creano rapporti non legali e quindi seguendo la tracciabilità delle risorse fanno molto. In questo la DIA può dare un grande aiuto, può certamente rendere il nostro territorio, dico nostro perché anch'io sono lucana e quindi come ben sapete e quindi ci tengo molto a questa terra e quindi vuol dire rendere questa terra ancora più sicura.
perché siamo ancora nelle condizioni di poter intervenire in maniera incisiva senza ricadere in situazioni che, vista anche la collocazione geografica, perché non dimentichiamo, noi siamo centrali in un'area geografica che è abbastanza anche infiltrata, consideriamo le altre regioni, ma siamo in una condizione tale da poter ancora far fronte e proteggere questo territorio. Quindi grazie a tutti coloro che lavoreranno su questo fronte, grazie al dottor Vallone che davvero con tanta determinazione è riuscito in poco tempo ad attivare questa struttura. Grazie a tutte le autorità, ai parlamentari che sono qui presenti, l'eccellenza che ha voluto benedire questa struttura, ce ne vuole eccellenza, devo dire che serve enormemente, però grazie a tutti perché con la vostra presenza voi manifestate un'attenzione particolare per questo territorio che non può che rendere, diciamo, giustizia a tutti coloro che fino adesso hanno lavorato sull'attività investigativa. È importante l'attività investigativa, ma è più importante l'attività repressiva. Quindi su questo devo dire che siamo sicuri che questa nuova struttura darà il giusto impulso a tutte le attività necessarie. Grazie a tutti e grazie anche di essere qui presente, Presidente della Regione, a tutti.